21 e punto, 17esimo appuntamento con Velo, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Ne parleremo questa sera, il corso dei 90 minuti che ci attendono da qui fino alle 22:30. Sarà una puntata ricca di spunti, partendo ovviamente con i professionisti e con la notizia arrivata ieri, shock possiamo dirla, della non negatività di Diego Ulissi proprio a ridosso dei campionati italiani su strada che si correranno domenica in Trentino. Parleremo anche delle corse di avvicinamento proprio al campionato italiano, ma avremo un'ampia pagina dedicata al mondo della pista. Tra un po' capirete bene quali sono i protagonisti di questa sera e poi uno spazio anche al premio Rocky Marciano e ad una città, ad un paese, quello di Ripa Teatina, che può fregiarsi di poter avere tra i suoi personaggi illustri proprio l'ex pugile. Ne parleremo questa sera con tanti ospiti, partendo ovviamente da Luciano Rabottini. Ciao Luciano, buonasera a tutti. E poi partiamo alla mia sinistra e saluto, lo ringrazio per essere qui con noi stasera, Danilo D'Urbano. Buonasera, benvenuto. Grazie, buonasera, grazie a voi. Fresco di nomina di nuovo direttore sportivo, ha già detto che insomma è pronto a sedersi in macchina, bello comodo, a seguire la sua prossima squadra Continental. Alessandro Donati, ciao Alessandro. Sera. Poi abbiamo detto che parleremo di Ripa Teatina, sì, lo faremo con il sindaco Ignazio Rucci. Buonasera sindaco. Grazie. Con l'assessore allo sport Gianluca Palladinetti, buonasera assessore. Poi abbiamo detto parleremo di pista, lo faremo con i ragazzi che sono sugli spalti e sono Giacomo e Matteo Del Rosario. Ciao. Buonasera ragazzi. A tutti. E con buonasera. Cristian Berardi, buonasera, buonasera, benvenuto. Insomma questi sono i temi, adesso ci fermiamo, l'anteprima finisce qui, gli ospiti li abbiamo presentati, non cambiate canale perché poi iniziamo, a tra poco. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano in corso Umberto 32 presso la ex Monti. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo.
Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Europa Ovini. Da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini. Ripateatina. Chieti. Chi ci ha scelto è andato oltre. Chi ha scelto il tetto in legno o una casa in legno della Eramo Legno System non ha visto solo il costo. Chi ci ha scelto lo ha fatto per la cortesia, la cura della progettazione, il rispetto dei tempi di montaggio, la qualità dei prodotti in tutti i suoi dettagli, la disponibilità trasmessa da ogni contatto che lo ha legato alla Eramo Legno System. Chi ci ha scelto è andato oltre. E tu, cosa scegli? A Pescina, Eramo Legno System. Per info 0863 89 81 66. Legnolamellare.net. Eramo Legno System. Case fatte per durare. Eccoci di nuovo insieme per questo 17esimo appuntamento con Velo, la rubrica dedicata al mondo del ciclismo. Mondo del ciclismo un po', possiamo dirlo, perché la copertina di questa sera purtroppo che si ritrova con l'ennesimo scottante caso di non negatività al salbutamolo di Diego Ulissi, che insomma era stato protagonista ultimamente, all'ultimo Giro d'Italia aveva vinto due tappe, era andato fortissimo alla cronometro fino a Barolo, e dunque Diego Ulissi, per il momento sospeso dalla sua squadra, la Lampre, non potrà correre i campionati italiani. Io, Luciano, parto con te perché hai davanti il ritaglio della Gazzetta dello Sport. Troppo salbutamolo, sospeso dal team, rischia fino a 2 anni. Ulissi nei guai. Ecco, è un caso di non negatività che va a colpire forse l'atleta più in forma, uno di quelli su cui avremmo scommesso che da qui in avanti avrebbe fatto grandissime cose, invece. No, va a colpire uno dei giovani più interessanti del nostro movimento, in un momento anche che probabilmente non ci voleva questa positività su questo atleta, perché proprio dai giovani stavamo ritornando in auge, i risultati anche a livello internazionale ci stavano dando ragione. Anche se io in questo momento non mi sbilancerei molto, perché su questa positività di questo corridore c'è ancora tante ombre da scoprire, anche perché l'atleta, la squadra, il medico responsabile al Giro d'Italia del team ha suscitato un po' grosse perplessità. Quindi aspettiamo le contranalisi prima di giudicare un atleta e punire in maniera
eclatante questo caso di positività, anche perché obiettivamente questo, il salbutamolo, non è un farmaco che poi può dare dei vantaggi fisici. È uno spray. È uno spray, diciamo che è il Ventolin come farmaco, che generalmente parecchi atleti, chi ha problemi di asma soprattutto durante le competizioni, prendono tranquillamente, perché è un farmaco anche autorizzato da l'USI in sostanze limitate. E invece nel caso di Ulissi sembra che ci sia la sostanza sia più del normale, però mi sembra strano che un medico di squadra che segue il Giro d'Italia, un atleta, possa fare un errore tecnico del genere. Quindi sull'errore ci metto veramente grossi dubbi a capire che ci possa essere stato un errore da parte di grossi professionisti. Quindi aspettiamo tranquillamente, con serenità, le contranalisi e poi verificheremo che tipo di errore c'è stato. Questo è vero, perché soprattutto quello che è una quantità ingiustificata, lo vedete proprio dal sito web di Gazzetta.it, di salbutamolo, la grande speranza del ciclismo italiano, Diego Ulissi, una quantità, lo vedete, ingiustificata, insomma, ecco perché prima la mia battuta, una quantità che rispetto agli spruzzi che si utilizzano, che si somministrano in sostanza per dei broncospasmi, quelli che Ulissi aveva durante la discesa del passo 100 croci, è assolutamente ingiustificata. È un broncodilatatore, un principio attivo del farmaco assunto da Chris Froome durante il Giro del Delfinato per i suoi cronici problemi di asma. Il fatto che Diego Ulissi non ci sarà ci introduce ai campionati italiani, ma soprattutto a quello, Luciano, che è venuto prima dei campionati italiani, perché c'è stato il Giro di Svizzera, l'ha vinto il campione del mondo Rui Costa, c'è stato il Giro di Slovenia, noi settimana scorsa avevamo dato il risultato del prologo di Lubiana con sesto posto di Matteo, che poi alla fine, insomma, l'ha tenuta la classifica, è arrivato sul podio, terzo posto nella generale. Sì, un buon terzo posto per Matteo, soprattutto in proiezione campionato italiano, quindi è un piazzamento che potrebbe dar morale in vista del tricolore. Poi, come giustamente hai detto tu, nella settimana scorsa che si è conclusa c'è stata questa bellissima vittoria di Rui Costa, che è una vittoria del campione del mondo che un po' tutti ci si aspettava, perché con la maglia di campione del mondo non era più riuscito a vincere. Invece fa un'impresa nell'ultima tappa del Giro di Svizzera, una tappa dura, massacrante, mette in grande difficoltà Tony Martin, che aveva dominato questo Giro di Svizzera, appunto in quest'ultima tappa, con un arrivo in salita, quindi riesce a vincere sia la tappa Rui Costa sia la classifica generale. Appena dopo questa vittoria subito scoppia anche il mercato intorno a questo corridore, perché sappiamo che anche in scadenza di contratto, quindi per lui vittoria di prestigio, in proiezione anche Tour de France, perché sappiamo che Rui Costa l'anno scorso era andato benissimo. Aveva vinto, se non vado errato, due tappe al Tour de France. Quest'anno sembra che voglia far classifica, una classifica dove spera di poter salire sul podio al Tour, quindi una vittoria per la Lampre importante, che lo proietta sicuramente in vista del Tour de France con un grande morale, quindi ci aspettiamo molto dal campione del mondo. Per quanto riguarda i campionati italiani, perché poi voglio sentire anche il parere di Alessandro sui campionati italiani. Ah, cominciamo da lui. Cominciamo da lui perché tu poi devi dare il colpo ad effetto, come di consueto, del probabile vincitore. Però Alessandro, insomma, questi campionati italiani tu come li vedi domenica? Ma innanzitutto un percorso molto duro, saranno 230 km su un anello dove credo arriveranno in pochi. E io spero naturalmente sui corridori abruzzesi, anche se vedo la Bardiani molto in forma e soprattutto un Nibali
che in previsione del tour sicuramente avrà una forma eccezionale. La Bardiani, per il fatto di avere una grandissima rappresentanza di atleti italiani, può essere definita come la squadra che, diciamo, ne mette di frecce all'arco più di tutti? Credo proprio di sì, perché ha una squadra ben assortita sia per gli arrivi in volata, sia per le salite, sia per i gruppetti ristretti. Luciano, tu questo percorso, abbiamo detto 230 km, dopo ci darai il tuo pronostico, però in realtà a chi non è adatto questo percorso? Ecco, cominciamo a togliere chi sicuramente non lo vincerà questo campionato italiano. Ma diciamo che è un percorso adatto a parecchi corridori, ma questa è stata la volontà del commissario tecnico, che sta un po' stravolgendo un po' le altimetrie delle ultime corse, e questo obiettivamente a me non mi piace molto, perché addirittura al Giro dell'Appennino, che si è svolto due giorni fa, l'Appennino, che ai miei tempi era la corsa più massacrante del calendario ciclistico nazionale, era destinata a un albo d'oro, in effetti un albo d'oro eclatante da Coppi, Baronchelli, grandi sì. Scalatori. Adesso arriva il commissario tecnico e vuole un percorso soft, e vai a vedere un ordine d'arrivo da velocisti. Campionato italiano, l'anno scorso un campionato italiano sembra in Trentino, con un percorso decisamente più idoneo secondo me per assegnare una maglia tricolore, quindi assegnare la maglia a un corridore veramente forte. Anche su questo percorso è stato molto alleggerito, quindi un campionato italiano dove sicuramente ai nastri di partenza ci sarà 20-25 uomini che possono tranquillamente portare a casa questa maglia tricolore. Quindi io obiettivamente avrei preferito un campionato italiano più duro per quanto riguarda il percorso, e premiare un corridore che è un corridore forte, perché quando hai il percorso esigente, chiaro che c'è scrematura, il 90% vince un corridore veramente importante. Qui rischiamo di far vincere una maglia tricolore a un corridore anche di secondo piano, però con ciò non significa che campionato italiano, la filosofia di Cassani per alleggerire il percorso ha fatto sì che alla partenza di questa edizione, di questo campionato italiano, partiranno 140 corridori. L'anno scorso con un percorso duro sono partiti 80, quindi da questo punto di vista lo ritengo una formula vincente, perché in un campionato italiano dove si assegna una maglia tricolore, quindi una competizione eclatante, bisogna far sì che alla partenza ci siano tanti atleti. E quindi noi, per quanto riguarda la prova su strada, sicuramente i favoriti sono parecchi. Per quanto riguarda invece la prova a cronometro della domenica, probabilmente il titolo se lo giocheranno tra il nostro Dario Cataldo, tra Malori, Pirazzi. Lì la prova decisamente era chiusa per pochi eletti, quindi sì, saranno questi gli uomini che si giocheranno la prova a cronometro. Noi seguiremo sicuramente con tantissima attenzione sia la prova su strada, ma soprattutto quella a cronometro, dove Dario Cataldo due stagioni fa si laureò campione d'Italia nella prova a cronometro. Qui vediamo l'altimetria, questa è la prova a cronometro, però Alessandro, Luciano prima diceva è una scelta del commissario tecnico un po' di abbassare l'altimetria di alcuni appuntamenti. È chiaro che c'è meno selezione, c'è più bagarre, però forse c'è anche la volontà di preservarli gli atleti italiani, visto che insomma la stagione è ancora lunga. Ma sinceramente, rispetto alle altre gare che si svolgono nel panorama europeo, è un controsenso, perché attualmente i velocisti vanno forti anche in salita e le gare sono sempre più dure. Mi sembra più che altro soltanto una questione che riguarda il numero dei partecipanti, non perché e basta. Sì, non per altro. Cioè, tu su questo sei d'accordo? Beh, io solo per penso il numero dei partecipanti, solo per quello si fa.
Ma no, diciamo che la filosofia di Cassani, secondo me, sta sposando un po' il percorso mondiale di Ponteferrata in Spagna di quest'anno. Sì. Siccome quel tipo di percorso non sarà decisamente duro, quindi probabilmente lui spera nelle corse non duro sul territorio nazionale di capirci qualcosa di più. Chiaro. E sicuramente questi percorsi chiarirà le idee in modo ottimale al commissario tecnico, però viene a mancare probabilmente poi quella grosso interesse che c'ha la corsa dura, capito? E a volte la corsa dura qualifica molto spesso il corridore più forte, invece in questo caso ci vuole molta abilità, ci vuole intelligenza tattica, ci vuole vincerà sempre un grande corridore, però ci devi mettere anche molta testa. Assolutamente sì, intanto io stavo per far crollare la sceneggiatura, però come lo vedi, Luciano, in due secondi come nuovo direttore sportivo Alessandro Nonati? Cioè tu ce lo vedi dentro, non in bicicletta ma in macchina? Allora, perché adesso ne parliamo. Sì, io ho sempre apprezzato i direttori sportivi che nella loro vita professionale hanno fatto i gregari. E se andiamo a vedere i migliori direttori sportivi che si sono poi affermati in questo tipo di lavoro, sono stati i gregari che nella loro professione hanno fatto il mestiere duro. Il campione non l'ho mai visto grosso direttore sportivo, quindi Alessandro rappresenta, secondo me, uno dei gregari del ciclismo dell'ultima generazione, uno dei più apprezzati pure sia a livello atletico ma soprattutto a livello umano. Quindi quando devi poi intraprendere un ruolo da direttore sportivo, sì, ci devi capire, ma devi avere un rapporto umano con i ragazzi, e lui sarà uno di quelli che ci saprà veramente fare. Quindi me lo auguro che dalla prossima stagione, con questo nuovo progetto di Marchesani che sta per decollare, abbia un ruolo decisivo in questo nuovo progetto. Oh, però tra le altre cose la squadra si chiama come la nostra trasmissione, Velo Club Abruzzo, quindi noi non possiamo che fargli il tifo. Però entrando più nel vivo, Alessandro, insomma, questo nuovo ruolo, lo diciamo, un nuovo team Continental, Gabriele Marchesani insomma ce l'aveva già ampiamente detto durante la prima parte di questa stagione, un cambio proprio a tutto tondo, perché vai a fare il direttore sportivo e già un nuovo ruolo con un team Continental, un team Continental altro che nasce nella nostra regione, insomma, come tu come ti senti? Innanzitutto ringrazio la Bottini per i complimenti. La squadra nasce grazie alla volontà di Gabriele, che si è appassionato nel ciclismo da pochi anni, e dalla nascita di una squadra amatoriale chiuderà quest'anno questa esperienza e si butterà nel mondo professionistico. E io mi sento veramente onorato di ricoprire questo ruolo, perché per me è una grande cosa seguire i ragazzi e insegnare ai ragazzi quello che avrei voluto che mi insegnassero. Quindi credo che per me poi una squadra abruzzese sia un motivo in più per lavorare alla grande. Senti, possiamo dire una cosa con un po' col sorriso sulle labbra? Possiamo dire che questa squadra diventa Continental perché insomma vi eravate un po' stufati di vincerle tutte? Ma più che altro era giusto fare qualcosa per questa regione, e infatti il nostro progetto è un progetto di filiera che riguarda anche una squadra giovanile, per cui è anche giusto che Gabriele possa andare nel mondo professionistico, perché lavora in un modo davvero professionale. Per quanto riguarda la vostra squadra, di solito io faccio un paragone, non so quanto calzante, un paragone calcistico, diciamo che voi sareste una neopromossa. Di solito le neopromosse, quando vanno nel campionato superiore, bisogna salvarsi, ecco, gli obiettivi cambiano. Beh, innanzitutto noi cercheremo di far crescere i giovani senza pressione, senza insomma, anche se non arriva la vittoria, per noi
non è un problema, è importante che i ragazzi crescano con serenità e magari trovare qualche giovane per qualche grande squadra per noi sarà un motivo di orgoglio, per cui come primo anno è ben figurare, per Gabriele questo è un punto di partenza, quindi speriamo di ben figurare. Assolutamente, tu prima hai detto una cosa molto, molto interessante, hai detto mi piacerebbe insegnare quello che no, avrei voluto che mi insegnavano quando ero più ragazzo, ecco, cose che poi ti ha insegnato la strada evidentemente, ma che cose che avresti voluto che ti insegnassero e nessuno l'ha mai fatto? Ma diciamo che io ho capito determinati allenamenti, l'ho capito tardi, anche se comunque mi hanno insegnato, sì. Però... Però poi ci si affina poi, veramente sì, sui pedali. Sì, poi sono arrivato a capire anche come gestirmi da solo, quindi... Quindi poi diciamo sì. Che un po' di percorso l'hai fatto da sì, te. Sì, una parte mi hanno insegnato, la parte poi più importante sono arrivato da solo, forse sono arrivato tardi, però... Poi nel ciclismo, anch'io ho avuto questa esperienza, nel ciclismo non ti insegna niente nessuno, specialmente il campione gelosissimo della sua professione e gelosissimo del suo ruolo. Bisogna carpirglielo, rubare. Se ti può fare fuori, ti potrebbe anche fare fuori. Però a volte già come si muove il campione, come si propone, se sei intelligente impari e poi se sei anche disponibile riesci anche a far aprire il campione e poi lui ti dà di tutto e di più. Io ho avuto la fortuna negli anni 84, 85, 86 di correre probabilmente con uno dei corridori più importanti del ciclismo mondiale che era Lucien Van Impe. Lucien Van Impe, uno che aveva vinto un Tour de France, un grandissimo professionista, uno che nelle corse si vendeva la corsa, se la comprava, riusciva a gestire. Tanto non ci sente. No, ma non è che tanto non è che stiamo dicendo cose che nel ciclismo succede anche adesso, quindi non c'è problema. E lui era veramente un grande professionista, era uno gelosissimo della sua professione. Però io entrai nel suo vocabolario, entrai perché poi mi sacrificai molto in quegli anni al Giro d'Italia per il risultato della sua persona e quando il campione ti prende come bel personaggio da crescere ti dà di tutto e di più. Quindi io ho imparato molto, però prima di imparare dal campione devi dare molto al campione. E Alessandro penso che è stato nella sua vita professionale un corridore che ha dato tantissimo ai propri capitani e sicuramente ha imparato molto perché si impara guardando, si impara come si muove gli altri. Come profilo sia Alessandro che Dimitri non saranno sicuramente due direttori sportivi vulcanici, ecco, alla Luca Scinto, magari uno che magari si incavola dentro la macchina, insomma sono due tipi molto molto posati. Ma io penso che non hanno bisogno di essere vulcanici, con una squadra, un progetto giovane, ci vogliono personaggi probabilmente come Donati che deve stare tranquillo e soprattutto dare molto agli atleti, più sì. Che dare al panorama di comunicazione. Secondo me Alessandro è uno che potrà dare tantissimo agli atleti che arriveranno a questa squadra. Sappiamo che in questo momento non possiamo nemmeno sbilanciarci sugli uomini, no. Perché se non arriva il primo agosto il mercato del ciclismo è molto abbottonato, però immagino che già si staranno muovendo, sì. Però i nomi sicuramente stasera non li sapremo. Sì. L'unica cosa che però sappiamo è che l'età media sarà molto bassa, sì. E poi ci saranno due chiocce, due uomini di esperienza. Esatto, sì, noi siamo alla ricerca di giovani anche nel territorio abruzzese, abbiamo individuato degli ottimi atleti e stiamo trattando con loro. In questi giorni abbiamo anche delle trattative aperte con dei ragazzi molto interessanti, anche fuori regione, quindi stiamo muovendo bene. Abbiamo le idee chiare per i ragazzi che stiamo cercando e sicuramente sarà molto giovane che
il progetto e aspetteremo sicuramente un corridore di esperienza molto importante nel periodo un po' più avanti di adesso. Giustamente nella stagione in corso non è semplice andare a individuare un corridore libero. Però un identikit ve la siete fatta? Sì. Cioè, deve avere determinati... Sappiamo, sia io che Dimitri, sappiamo dove andare a cercare, cosa abbiamo bisogno per le nostre... cosa abbiamo bisogno in squadra, quindi stiamo sondando tutte quante le categorie, anche dilettantistiche. Adesso andiamo in giro per le gare dove cercheremo di trovare qualche atleta che fa a casa nostra. Anche perché, a prescindere, andare a trovare, ci saranno in tanti che si proporranno pure in questo momento, già che hanno capito che questo progetto sta partendo, quindi oltre che andare a trovare, però ci saranno sicuramente tantissimi. Esattamente, già ci sono diversi che si sono proposti. Noi attualmente stiamo cercando, insomma, le pedine fondamentali che ci interessano, quindi stiamo trattando direttamente con questi ragazzi e poi raggiunto il numero di quei 7-8 che abbiamo bisogno, poi vedremo gli ultimi 4 magari più avanti, quando, insomma, la stagione sta per terminare. Prima di chiudere dobbiamo andare in pubblicità e con la promessa che durante la pubblicità fucileremo la mosca che ti sta tormentando, ti faccio una domanda. È vero quello che dice spesso anche Luciano, che è quello che ha ribadito anche prima, il direttore sportivo lo fa meglio chi ha fatto il gregario, perché è abituato a guardare la corsa da dietro, quindi come si sviluppa davanti, in mezzo, in coda, è vero? Sì, è verissimo, infatti basta guardare nelle squadre, i migliori direttori sono sempre stati grandi gregari. In bocca al lupo Alessandro per questa nuova avventura. Un applauso ovviamente per la nuova squadra Team Continental Velo Club Abruzzo. Noi ci fermiamo 21:32 e poi rientriamo e ci sarà la parte dedicata a Segui il ciclismo con un personaggio da scoprire. Tra poco. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave, computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott, assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16.
Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Chi ci ha scelto è andato oltre. Chi ha scelto il tetto in legno o una casa in legno della Eramo Legno System non ha visto solo il costo. Chi ci ha scelto lo ha fatto per la cortesia, la cura della progettazione, il rispetto dei tempi di montaggio, la qualità dei prodotti in tutti i suoi dettagli, la disponibilità trasmessa da ogni contatto che lo ha legato alla Eramo Legno System. Chi ci ha scelto è andato oltre. E tu, cosa scegli? A Pescina, Eramo Legno System. Per info 0863 89 81 66. Legnolamellare.net. Eramo Legno System. Case fatte per durare. Oh, eccoci rientrati. Dopo la pausa pubblicitaria, c'è... durante la pausa è arrivato un SMS, lo leggiamo. È per Alessandro Donati. Mi sembra di non aver mai visto il nome di Donati nell'albo di DS. Come farà a fare il direttore sportivo in ammiraglia? Vorrei rispondere prima tu, Luciano, breve. Sì, no, volevo rispondere al telespettatore perché la domanda mi sembra abbastanza anche interessante e probabilmente anche un po' cattiva. Però al telespettatore volevo dire che anche il commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo non era un direttore sportivo, quindi ha dovuto fare un corso, ha dovuto fare degli esami, sicuramente anche Donati da qui alla prossima stagione dovrà affrontare quello che il regolamento prevede. Giusto? Infatti stiamo studiando per poi a ottobre dare il primo esame e poi un altro esame a gennaio. Quindi sono due esami. Sì, e poi ce ne sarà un altro ancora, però è ancora da definire la data. In bocca al lupo dunque anche per queste prove per poter scrivere il tuo nome nell'albo dei direttori sportivi. Oh, sono le 21:38, ci vediamo, segui il ciclismo, Luciano, che dici? Andiamo. Ci vediamo, segui il ciclismo, però io quasi quasi, Alessandro, farei lanciare a te il protagonista di questa sera, perché insomma... Chi è il protagonista di questa sera, intervistato come di consueto dalla nostra Alessandra Portinari? Il mio grandissimo amico Fabio Taborri. Fabio Taborri! Oggi siamo a Montesilvano, a casa di Fabio Taborre della Neri Sott'Olio, una delle giovani promesse del ciclismo italiano. Andremo ad intervistarlo, a farci raccontare le sue esperienze sulla bici, ma anche nel suo tempo libero. Sì. Fabio, ciao, Alessandra Portinari di Segui il Ciclismo. Ciao, come stai? Tutto bene,
Fabio Taborre, sei professionista dal 2009 e hai corso finora con squadre importanti, con capitani importanti. Ci racconti com'è nata la tua passione per il ciclismo? Avevo 7 anni e mio padre, sono stato promosso e siamo andati da Masciarelli per comprare una mountain bike. Alla fine Palmiro ha detto: perché non lo fai correre? E mi ha comprato la mia prima bicicletta. E da lì è cominciata questa mia avventura. Con quale squadra? Ma correvo con la Masciarelli, con Lorena, la Vissan Buceto all'inizio. E poi piano piano, passando tutte le categorie, sono come ogni, penso, ragazzo, poi bambino, e il suo sogno è passare professionista e ci sono riuscito. Quale ruolo nelle squadre? Ma mi è sempre piaciuto vincere, sicuramente, però appena sono passato professionista è stata un po' dura e ho corso con corridori di alto livello. E sicuramente quando sono passato con l'Androni c'era Gilberto Simoni, Scarponi, Rebellin, corridori di alto corridori che hanno vinto tante gare. Senti, tu hai corso appunto con capitani importanti, hai aiutato moltissimo, hai contribuito molto alla squadra, al gioco di squadra, però tu quante corse hai vinto finora? Ho vinto 3 gare, ho vinto Camaiore, la mia prima gara, poi il trofeo Pantani e una tappa in Austria, poi diversi piazzamenti. Vincere Camaiore non è facile, e da lì è iniziata anche un po' la tua carriera, il tuo nome è iniziato anche a girare. Sì, sicuramente la mia carriera è esplosa con l'Acqua e Sapone, la squadra di casa, dove mi trovavo molto bene. E la mia prima vittoria è stata sì proprio Camaiore, una delle gare più importanti nell'ambito professionista. Poi ho continuato con col Pantani e poi con l'Austria, tappa in Austria. Hai provato anche al Matteotti anche lo scorso anno, com'è il Matteotti? Ma il Matteotti, come dire, è una gara che mi piace molto perché si corre in casa e poi non sono riuscito mai a vincere, sempre terzo, quarto, e quest'anno mi dispiace molto che non si fa, sia per me che per il mio fans club, che aspettano ogni anno questa gara per poter far festa, e mi dispiace un po' per questa cosa. Senti, tu hai dato una mano anche a far vincere Danilo Di Luca in una gara, in particolare quale? Sì, siamo tornati sicuramente al Giro d'Austria, dove Danilo ha vinto, e sicuramente anche al Nobili. Quell'anno con l'Acqua e Sapone, dove mi sono trovato meglio, sia con Danilo, con Garzelli, con Donati, con i fratelli Masciarelli. Eravamo più che una squadra, una famiglia. Stavamo uniti e si stava molto bene sia nelle gare che fuori le gare. E quell'anno già si parlava di una maglia della squadra italiana ai mondiali? Sì, quell'anno sono andato veramente forte, ho avuto molti piazzamenti, vittorie, però purtroppo la maglia non è arrivata. Ultimamente mi sono un po' perso, l'anno scorso non è che è andata come speravo, quest'anno non è cominciata con il piede giusto, però penso che il finale farò vedere grandi cose e cercherò sicuramente di prendere questa maglia per fare qualcosa di importante. C'è stata un'amarezza anche ad aprile perché ti hanno in qualche modo escluso dal Giro d'Italia a cui tenevi tanto. Sì, proprio per quello quest'anno puntavo molto al Giro d'Italia, sicuramente non per fare classifica ma per ambire a qualche tappa. Purtroppo non è stato così, ma forse i primi giorni sono stati un po' duri. La mia famiglia sicuramente mi è stata vicina e mi ha dato quel pizzico in più per essere un po' più cattivo e fare questo finale di stagione con un po' di grinta in più che mi avevo messo dietro le spalle. E a proposito della tua famiglia, ogni volta che vinci una gara o comunque ottieni un buon risultato, tu dedichi sempre questa vittoria a qualcuno?
Sì, come ogni mattina e come ogni momento della giornata sicuramente penso a mia sorella, la cosa più importante che purtroppo ho perso, però come dice mia mamma si va avanti, la vita purtroppo a volte ti fa degli scherzi che sono duri da superare, però andremo avanti e come hai detto bene tu, ogni volta che vinco sicuramente il primo pensiero va a lei. Quanto eravate legati? Ma eravamo legati abbastanza, sai, le cose quando le hai forse non le apprezzi quando te le tolgono e da questo ho capito tanto che le cose le apprezzi quando non le hai. Tu sei un ragazzo anche un po' timido, anche un po' schivo di magari serate, locali, pescaresi o altre situazioni, come trascorri il tuo tempo libero? Ma non è che mi piace tanto andare in giro, poi non è che abbiamo tutto questo tempo, siamo sempre destra, sinistra a correre, adesso vai in Belgio, dopo vai in Trentino, Slovenia, non ci sei quasi mai. L'inverno, quei 2 mesi sicuramente faccio 20, un mese in vacanza, sicuro vado qualche parte del caldo al mare, che l'estate ci vado poco, poi quel poco di tempo che mi resta sto sicuramente con la mia famiglia e i miei amici più stretti, sicuramente sto al bar lì a fare una chiacchierata, niente di che. Senti, adesso c'è un appuntamento molto importante che è il campionato italiano, potrebbe essere veramente la buona occasione per metterti in evidenza. Sì, ho fatto 10 giorni in Belgio, Lussemburgo, adesso ho fatto lo Slovenia e l'Appennino e adesso sabato c'è il campionato italiano. La condizione e la gamba rispondono bene. Mi servirebbe una vittoria forse per fare quel salto di qualità che sto aspettando. Il campionato italiano sarebbe sicuramente un trampolino di lancio. Vincere è sempre difficile, ma ce la metterò tutta, la condizione è buona, speriamo, incrociamo le dita, speriamo che vada tutto bene. Com'è il tracciato, il circuito del campionato? Ma dicono che si fa il circuito del Melinda, che si faceva la gara in Melinda e mi si addice molto alle mie caratteristiche, un bel percorso e vediamo. Il caldo ti aiuta? Il caldo è sempre stato dalla mia parte, a me piace molto quando le gare fa caldo, soprattutto agosto è il mio periodo. Dicono che sabato è un po' incerto il tempo, speriamo che farà caldo e ci sta il sole. Senti, poi proseguirai la stagione con le gare in Italia. Sì, poi dopo stacchiamo un po' e ricominciamo a fine luglio, dove correremo in casa, così si dice, perché la squadra è toscana, faremo l'Arciano e Toscana e riniziamo da lì, poi faccio Burgos, corsa a tappe in Spagna e poi gare in Francia e poi tutto il calendario italiano per Trittico e fino a Lombardia. Quanto sarebbe importante anche per il tuo prossimo futuro, visto che sei anche in scadenza di contratto, indossare la maglia azzurra? Ma come ti ho detto prima, ci servirebbe una bella gara per fare quel salto di qualità che mi serve ancora. Sì, ho vinto, però non è abbastanza secondo me. Sicuramente ho detto, non avendo fatto il Giro d'Italia, sto un po' arrabbiato e sicuramente con una grinta in più per poter far bene questo finale di stagione e prendere questa maglia azzurra, è un mio obiettivo. Tu sei in squadra con Matteo Rabottini, con te però c'è un altro abruzzese, De Patre, spesso vi allenate insieme, comunque siete sempre vicini, vi date suggerimenti anche per le gare? Sì, forse prima ne eravamo di più, ne eravamo una quindicina di abruzzesi, adesso siamo rimasti in pochi e sì, con Rabottini e De Patre che sono in squadra con me sicuramente leggo un po' di più. E Roberto lo vedo più in allenamento che in gara, ma ci sentiamo molto spesso, quasi tutti i giorni. Lui fa più gare all'estero, io faccio più gare in Italia. Quanto è importante il gioco di squadra, avere un affiatamento anche tra i compagni? Ma
buon 50% sicuramente, ed è importante essere uniti quando si corre. Senti, e l'anno prossimo hai pensato già, c'è qualche squadra che, a cui stai pensando, comunque hai avuto già contatti? A dire la verità non ci ho ancora pensato, sicuramente sono in scadenza di contratto e ti ho detto voglio fare un finale alla grande per poter poi pensare ad andare in qualche altra squadra o rimanere qui, ancora non ci sto pensando. E poi c'è la vicenda di Ulissi che è uscita in questi ultimi giorni, che ha di nuovo gettato dubbi e ombre nel mondo del ciclismo. Tu Ulissi lo conosci, avete corso insieme, insomma? Sì, fino all'altro giorno abbiamo fatto il Giro di Slovenia, stavamo lì scherzando e ridendo durante la gara. Quando l'ho saputo ieri mi è caduto un po' il mondo, perché sai, non me l'aspettavo da lui, non me l'aspettavo sicuramente. Dopo sai, il ciclismo a volte, dalle stelle alle stalle, a volte ti fa pensare molto, ti fa pensare. Mi dispiace sicuramente sia per lui, perché a volte queste cose sono, oltre alla morte, sono le cose più brutte che ti può capitare. Poi a livello il tuo lavoro, essere positivo dall'oggi a domani significa che oggi hai tutto, domani non hai più niente, sai, è un po' dura. Mi dispiace, non sai, su queste cose non è che si può dire tanto. Tu l'hai sentito, gli hai mandato un messaggio, hai provato a contattarlo? No, non è che c'avevo questo rapporto così, questo legame, però ho detto, ci parlavo in gara, era un compagno, di gruppo, e mi dispiace sicuramente. Non è... è una cosa che tu hai vissuto anche lo scorso anno, diciamo, prima con Di Luca, ma anche con Sant'Ambrogio, con cui eri legato, correvi proprio insieme. Sì, più con Danilo l'ho vissuta che con Sant'Ambrogio, perché Danilo è abruzzese e sai, vedere una persona che dal Giro d'Italia era un dio, di colpo non essere più nessuno, anche lì bisogna avere pure carattere, perché sono persone che sono un po' deboli, va finché la possono prendere in un certo modo. Spero che non auguro mai a nessuno questa cosa, e anche io, facciamo le corna, che non succedere mai qualcosa di così brutto. Allora Fabio, prima di farti il bocca al lupo per il tricolore che si correrà sabato, se vuoi lancia un messaggio agli amici che ci seguono da casa. Ma speriamo di fare un grande campione italiano per tutti i miei fans e tutta la gente che mi segue. Vi saluto, grazie, è stato un piacere, ciao. Sarà Fabio Taborre, intervistato dalla nostra Alessandra Portinari. Ovviamente vi ricordo come sempre che tutte le puntate e tutti i Segui il Ciclismo li potete trovare sul nostro sito www.velonews.it, anche per poi nel corso della programmazione quotidiana di TV6, insomma, potete rivedere gli appuntamenti con Segui il Ciclismo. Eccola qua, puntuale, la regia che vi mostra il sito internet, e questa è la pagina Facebook proprio di Segui il Ciclismo, curata da Alessandra Portinari. Vi invito come sempre a cliccare mi piace su questa pagina. Alessandro, hai detto se noi veniamo a casa tua non ci apri, perché insomma terzo grado.
Bella lunga l'intervista, no? Scherzo, bellissima. Però, insomma, siamo riusciti un po' ad estrarre il vero Fabio Taborre? Sì, 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 sì. Rispecchia la sua persona, sì. Perfetto, perfetto. Allora siamo riusciti nel nostro intento. Allora, parliamo adesso di Ripateatina. Ripateatina, terra di campioni, come recita la locandina che adesso srotolo, insomma, per farvi capire, perché dal 29 giugno al 2 luglio, eccola qua, ci sarà la decima edizione del premio Rocky Marciano allo sportivo abruzzese dell'anno. Sindaco, decima edizione, chi sarà lo sportivo abruzzese dell'anno quest'anno? È la decima edizione quest'anno. Innanzitutto voglio anche ringraziare qui l'assessore Palladinetti, che come sempre, insomma, si impegna con molta passione per riuscire in questa, diciamo, manifestazione che quest'anno, come abbiamo detto, fa la decima edizione. Qui chiaramente abbiamo anche quest'anno inserito come primo giorno il ciclismo, perché la seconda edizione una prova di campionato italiano. Campionato italiano, e quindi sì, partiamo con il ciclismo. Quindi secondo trofeo Rocky Marciano Bike. Partiamo con il ciclismo, e quindi ciclismo e box, diciamo, una coppiata di disciplina sportiva molto tosa, molto dura. Io devo dire che Ripa si sta distinguendo sempre di più per quanto riguarda le sue specificità. Paese della Porchetta, paese della Rossicini, paese della box, due campioni, paese anche della musica, perché quest'anno abbiamo anche inserito un bellissimo concerto con l'orchestra giovanile Ripese, che Monteverdi, che si è distinta, ha vinto il premio l'anno scorso nel bicentenario di Verdi. Quindi box, musica e anche arte, perché quest'anno ci abbiamo inserito anche una mostra di pittura nell'ambito di questa manifestazione. Quindi, diciamo, è un mix di arte, cultura e sport. Noi quest'anno avevamo messo anche in programma un gemellaggio con la città di Brompton, paese di Rocky Marciano, però abbiamo avuto purtroppo una comunicazione del sindaco che, per gravi motivi di famiglia, non è potuto essere presente. L'abbiamo rinviata, spero, al prossimo anno, quindi faremo questo gemellaggio in questa città, appunto per rinsaltare, diciamo, quelli che sono i valori, diciamo, dello sport, ma anche della cultura, e avvicinare, diciamo, questi due paesi, noi piccolino, loro molto più grandi di noi. Quindi quest'anno credo che all'insegna di questo, diciamo, di questo mix, il nostro premio decima edizione, diciamo, che l'abbiamo arricchito. Volevamo anche così avere la presenza di questi 10 anni dei vari sportivi che ogni anno abbiamo premiato. Abbiamo avuto anche negli anni personaggi come il giornalista Gianni Milà, abbiamo dato la cittadinanza onoraria a Benvenuti, quindi credo che rifaremo a presto un incontro con questi, diciamo, personaggi che in questi 10 anni hanno cavalcato, insomma, un po' l'albo d'oro in persona. Ecco. Esattamente, esattamente, esattamente. Quindi, ripeto, questo sarà un decimo anno, diciamo, che possa essere, diciamo, un decimo anno che come attività, diciamo, sportiva inserita nella cultura. Quindi io ci tengo molto a sottolineare il discorso culturale e sportivo, perché sono due cose che messe insieme, diciamo, rispecchiano grandi valori, diciamo, da un punto di vista, quindi, anche di modello per chi comunque vuole, diciamo, inserirsi in attività sportive, perché qui abbiamo sentito questi campioni del ciclismo che comunque ci hanno raccontato delle belle cose. Insomma, la vita è dura, bisogna anche fare il gregario. Ho sentito questa parola, gregario, quindi credo sia importantissimo, perché nella box sono una disciplina sportiva che non è che entrano in campo 20 giocatori, 22 giocatori oppure 50, 100 corridori, entrano in campo due persone, quindi si guardano le viso e devono combattere, quindi è uno sport, diciamo, a due. E spero che avremo anche quest'anno una partecipazione, diciamo, molto, diciamo, attiva di personaggi abruzzesi, ma soprattutto stiamo facendo ampia pubblicità.
anche perché noi con il comune di Ripatiatina abbiamo partecipato a un consorzio di comuni insieme a dei privati che ha iniziato la sua vita questo primo anno, quindi consorzio che deve decollare da Silvia Mare Collina Montagna, deve decollare appunto per sviluppare il turismo e le specificità del nostro territorio. Io volevo chiedere all'assessore Palladinetti innanzitutto, chi sarà lo sportivo abruzzese dell'anno? Io abruzzese dell'anno, il sindaco prima non ha risposto, rispondo io. Stefano Mammarella, tutti quanti lo conoscono, sì. È il personaggio secondo la giuria tecnica di giornalisti sportivi che ha rappresentato in questo anno la massima espressione dello sport abruzzese. Ma Stefano, per chi lo conosce, ha vinto veramente tutto. Portiere più gli è mancato anno, quest'anno lo scudetto veramente all'ultimo secondo. Io ero presente alla finale, veramente ci credevo, purtroppo lo sport è così. Contestualizziamo perché io sì. Noi stiamo facendo un dialogo, sì. Stefano Mammarella, portiere della nazionale di calcio a 5, portiere dell'Acquestapone di Montesilvano, campione d'Europa 2013, vincitore della Coppa Italia 2014, insomma, chi più ne ha più per due anni consecutivi giudicato il portiere più forte al mondo, per quello parliamo di un personaggio di delle mani che sembrano i miei fogli, più o meno a livello di grandezza. E non ha, secondo me, non ha bisogno di presentazione, perché a livello sportivo veramente ha vinto tutto. È un esempio di eleganza e di serietà. Stefano sarà presente il 1° luglio alla consegna del premio. Insieme a lui quest'anno sarà presente a ritirare il premio un altro personaggio dello sport mondiale, che è Francesco Damiani, che verrà a ritirare il premio al posto di Clemente Russo impossibilitato. Parliamo di un altro personaggio, Damiani, un personaggio storico del pugilato, campione dei pesi massimi per ben due anni consecutivi, un personaggio che è stato team manager della nazionale olimpica, ha vinto veramente tutto con la nazionale e sarà nostro ospite. Tutto contornato da un premio, a un personaggio che si aggiunge allo sport, che è la musica. Quest'anno premeremo anche Piero Mazzocchetti, che allieterà anche lui la serata che sarà svolta a Tenuta di Sipio. E tutto contornato dalla presenza di due illustri personaggi che ormai ci vengono a trovare ogni anno, che sono di Ripa. Uno è l'ex campione del mondo Rocky Mattioli e l'altro non è di Ripa, però il papà era di Ripa, Rocky Marciano Junior, il figlio di Rocky Marciano. La cosa... Senti, volevo fare una domanda, perché forse ne avevamo già parlato l'anno scorso, ma della presenza di due delegazioni. Di San Bartolomeo Ingaldo e di Sequals. Sì, sono due perché sono due paesi gemellati con Ripatiatina. Il primo, Sequals, è il paese di Primo Carnera, altro pugile campione del mondo. È una cittadina, noi siamo stati varie volte lì a Sequals, loro organizzano un trofeo Carnera veramente bello anche loro, con 3-4 giorni di eventi culturali e sportivi. L'altro paese è San Bartolomeo Ingaldo è la patria della mamma di Rocky Marciano, per quello abbiamo noi il papà e loro la mamma, per quello abbiamo siglato questo gemellaggio. Ma quest'anno saranno 4 giorni, si partirà il 29 con la gara di ciclismo, poi nel pomeriggio avremo l'inaugurazione del museo, della mostra tra arte e box, di arte contemporanea, vado un po' più sullo specifico, con illustri personaggi dell'arte nazionale e non, da tutto il mondo verranno a esporre a Ripatiatina. Poi lunedì 30 avremo la sezione che andremo a premiare campioni nel mondo, premieremo un mezzo soprano importantissimo a livello mondiale, che è anche lei di origine Ripesi, che si chiama Luciana Dintino, che ha lavorato con tutti i personaggi, gli orchestrali più importanti al mondo, da Pavarotti a tutti gli altri.
E poi il primo luglio sarà il giorno sì, la consegna del premio con la presenza anche del giornalista sportivo Mario Mattioli. Noi sì. ogni anno abbiamo un giornalista a livello nazionale che ci viene a trovare, quest'anno è Mario Mattioli, che tutti quanti conoscono, attualmente è in Brasile ma tornerà per, proprio per quei giorni, perché anche perché non c'è poco, non c'è altro poco da commentare, sì, sì, e torna, sarà presente qui a Ripatiatina. Poi ci sarà, come ho detto prima, ci saranno Rocky Mattioli e Rocky Marciano, gli organi federali tutti quanti in, al completo. E poi l'ultima serata, il 2, con un'organizzazione pugilistica di Chieti, la palestra pugilistica di Odato, organizzeremo degli incontri che partiranno dal pomeriggio con i più piccoli a finire con un incontro importante di pugilato che regalerà il secondo trofeo Rocky Marciano, abbiamo intitolato. Queste sono le nostre giornate, io invito tutti a venire a Ripatiatina in questi giorni. Ringrazio Luciano e ringrazio tutti voi di TV6 che ogni anno ci invitate a essere presenti qui in redazione. Per noi è veramente una cosa molto bella e molto importante per il nostro Abruzzo, perché noi cerchiamo di dare lustro all'Abruzzo. L'ultima cosa, volevo dare l'in bocca al lupo a Donati, perché anche loro, la Kiklos squadra di Ripatiatina, il presidente Pier Sante, il team manager Marchesani e tutti gli altri, vi do un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Chissà che oltre che del pugilato possa diventare anche il paese del ciclismo, non lo sapremo mai. Speriamo intanto in Alessandro Donati e il Velo Club Abruzzo. Ci dobbiamo fermare, però intanto io vi ricordo l'appuntamento dal 29 giugno al 2 luglio. Eccolo qua il programma della decima edizione del premio Rocky Marciano, sportivo abruzzese dell'anno. Dunque assolutamente da non perdere, un po' perché ci sono grandi personaggi, un po' perché Ripatiatina è davvero molto molto bella. Questa è Luciana Dintino, che ci sarà il secondo giorno. Noi però ci dobbiamo fermare assolutamente, tassativamente, ultimo break pubblicitario e poi rientriamo con la pista, tra poco. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina. Gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM. Ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum. Abbigliamenti personalizzati. Scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. 97. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata. Sono vicini a te. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi.
Noi dell'Audoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione. Garantiamo assistenza continua pre e post montaggio. Rilasciamo certificato CE. Realizziamo impianti fotovoltaici. Assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. A Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Europa Ovini. Da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini. Ripateatina. Chieti. You're the one who stands apart. Where you go makes you who you are. Guess who's been to Arancuccine? Guess who's been to Arancuccine? Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Chi ci ha scelto è andato oltre. Chi ha scelto il tetto in legno o una casa in legno della Eramo Legno System non ha visto solo il costo. Chi ci ha scelto lo ha fatto per la cortesia, la cura della progettazione, il rispetto dei tempi di montaggio, la qualità dei prodotti in tutti i suoi dettagli, la disponibilità trasmessa da ogni contatto che lo ha legato alla Eramo Legno System. Chi ci ha scelto è andato oltre. E tu, cosa scegli? A Pescina, Eramo Legno System. Per info 0863 89 81 66. Legnolamellare.net. Eramo Legno System. Case fatte per durare. Eccoci, ultima parte di Velover questa sera, come promesso prima della pubblicità, in quest'ultima parte la dedichiamo tutta la pista, che è un argomento insomma che noi proviamo a trattare nel corso di questo progetto di Velo, non solo quest'anno, anche nelle passate edizioni. Io l'avevo messo qui vicino a me, Danilo D'Urbano, più vicino possibile, l'ho fatto parlare per ultimo. Vabbè, Danilo, vabbè. Allora, cominciamo subito, perché la tua famiglia è nel mondo del ciclismo da sempre, la sì. Tua società, la Pedale Teate, è una società che fa pista veramente, nel vero senso della parola. Ecco, innanzitutto spiegaci questa scelta della pista, che è un po' in controtendenza di solito. Allora, innanzitutto la società è dei ragazzi che corrono. Certo, vabbè. Noi risolviamo solamente le problematiche, cerchiamo di adoperarci a rendergli la vita un po' più semplice e pensare solamente a correre. Questo è un fatto importante. Sì, la mia famiglia ha iniziato nel ciclismo nel 79 con me, quando ho iniziato a correre all'età di 7 anni, poi con mio fratello, che anche lui ha fatto insomma come me la pista, ma sicuramente con uno spessore ben diverso, un po' grazie alle sue caratteristiche, un po' in quegli anni dove correva lui c'era una maggiore esplosione, interesse e attenzione a quel riguardo. Poi mio padre fondò la Pedale Teate, sono 30 anni che stiamo in questo circuito. Dobbiamo aprire una piccola parentesi, è cresciuto un talento del ciclismo abruzzese, sì. Dario Cataldo, meriti e soprattutto della vostra famiglia anche per questo. Ma Dario ha iniziato con noi, io lo ricordo benissimo, negli allenamenti da bambino, da G4 che veniva con noi. È un ragazzo molto timido, riservato all'epoca, insomma nessuno avrebbe mai immaginato di quello che poi sarebbe stato capace di fare. È chiaro, una grandissima soddisfazione per noi vederlo oggi insomma arrivare a questi traguardi. E nel frattempo ci siamo divertiti anche a cacciare anche qualche altro nomino.
che corre, sì, io mi sono dovuto prendere un po' di appunti perché sì, va bene, perdonami, io ho un pacco di fogli, sembra un'enciclopedia, vuoi vedere che noi abbiamo Dario Cataldo, sicuramente la punta d'iceberg, la maggior soddisfazione che adesso abbiamo, ma abbiamo tre dilettanti che ci hanno lasciato dalla categoria allievi, hanno fatto con noi giovanissimi esordienti allievi, e sono Marco D'Urbano che sta nell'Aran, Giulio Ciccone con la Colpa, che fa Ita Emiliano nella Vega. Quindi sono, insomma, speriamo di vederli fare anche questo salto anche a loro, gli auguro tutto il bene possibile e quindi di cogliere di soddisfazione del professionismo che, come diceva anche Donati, insomma, nell'intervista Fabio Tabori dice quando uno inizia a capire che cos'è il ciclismo, l'aspirazione è sicuramente di fare il professionista. E poi abbiamo due ragazze con cui abbiamo investito tanto della nostra passione, che è Isabella Strizzi, che è juniores, e Carmela Cipriani, invece sempre juniores per il secondo anno, che sono nella squadra di Fiorin, che stanno facendo veramente bene, in particolare Carmela Cipriani, che è stata convocata alla Nazionale Azzurra ed è adesso nella selezione per andare a fare gli europei. Quindi un grosso in bocca al lupo a queste due ragazze che sono dovute migrare al nord per trovare una possibilità di successo. Per quanto riguarda la pista, diciamo che è stato poi un amore sempre più forte grazie a Giacomo e Matteo del Rosario, che sono cresciuti veramente con noi, con la Pedale Teate, e che in questi anni, insomma, hanno anche dimostrato, vincendo Matteo un campionato italiano, da allievo secondo anno, quest'anno dopo secondo nel juniores primo anno, Giacomo maglia tricolore e medaglia di bronzo nella velocità olimpica squadra, nella velocità individuale. E quindi voglio dire, le soddisfazioni arrivano e quindi chiaramente non puoi divorziare da questo amore. Beh, è chiaro, no? Che no, è chiaro che no. E quindi niente, ci crediamo, lottiamo, la pista purtroppo ha un aspetto minore rispetto alla strada, però grande fatica economica, di sacrifici, perché ci andiamo a allenare a Vezzano, perché Lanciano, anche insomma, se è un velodromo, ce l'ha il Lanciano, quindi rimane aperto per il ciclismo pochi mesi, un paio di mesi l'anno, scarsi, perché poi c'è la Coppa Italia, quindi si va 2-3 volte a settimana a Vezzano, le corse tutte al nord, adesso l'ultima siamo stati a Fiorenzuola, quindi prendi, vai, albergo, le difficoltà, insomma, sappiamo le difficoltà perché non abbiamo corse vicino, però noi battiamo i pugni. Certo. Quindi quest'anno abbiamo incrementato, come vedi tra i miei ragazzi, anche Cristian Berardi, che, cioè, io dico che deve dire lui quello che è, perché laurea in magistrale in scienze tecniche dello sport, insegnante in scienze motorie e sportive, dottore di ricerca in discipline dell'attività sportiva. Cioè, è un profilo da cattedra universitaria piuttosto che direttore sportivo terzo livello, kinesiologo, preparatore fisico. Cioè, vabbè, chiaramente è quando si è prospettata la possibilità di averlo nella nostra società, non ve lo siete fatti scappare. Per noi è stato un piacere, anche perché lui è stato elite fino al 2005, sì. Poi per dedicarsi allo studio, alle sue attività, ha lasciato, ha corso qualche anno con i ciclamatori e poi ha detto basta, io voglio rientrare, da quest'anno è ripartito con gran sacrificio e quindi io l'ammiro ancora di più, perché essendo stato io ciclista per tanti anni so cosa vuol dire lasciare e poi riprendere, quindi assolutamente vi faccio un grosso in bocca al lupo per questa stagione. Oh, tutte queste cose che hai detto, lo sai chi ti ha sentito? Innanzitutto lo salutiamo, Marco Villa, commissario tecnico della Nazionale Italiana di Pista, buonasera. Buonasera a tutti. Insomma, non so se ha ascoltato la premessa di Danilo D'Urbano, insomma, che ha nel suo parco atleti Matteo e Giacomo del Rosario, che insomma ci hanno regalato tantissime soddisfazioni. Ecco, però il discorso pista noi lo vorremmo affrontare un po' più in generale, proprio con il commissario tecnico della Nazionale Italiana. Cerchiamo di parlarne spesso, però è pur vero che le cose sembrano stentare a cambiare, o sbaglio? Ma c'è un po' di difficoltà, a parte che adesso è un momento che
si ha difficoltà anche per quanto riguarda l'attività su strada, le squadre fanno fatica, le corse sempre meno, però quello che mi sento ancora maggiormente è la pista, dove il problema principale credo che sia la mancanza di gare. Insomma, questi ragazzi allenarsi tutte le settimane, tre volte la settimana, spostarsi, andare ad Avezzano ad allenarsi per poi avere poche gare su cui cimentarsi. Insomma, la gara è quella che dà ritmo, che dà anche morale per allenarsi la settimana successiva, quindi mancando questa aumenta la difficoltà. Il movimento italiano rispetto ai nostri concorrenti, insomma in Europa e non solo, a che tipo di livello è? Ma per quanto riguarda l'endurance, col fatto che abbiamo una grossa tradizione su strada, possiamo ancora essere, insomma, a volte competitivi. Per quanto riguarda il reparto veloce, facciamo fatica e non abbiamo modo di misurarci spesso col livello internazionale, diciamo. Adesso maggiormente negli ultimi due anni hanno cambiato il regolamento per partecipare alle coppe del mondo e ai mondiali, bisogna avere un certo punteggio che si prende facendo le gare internazionali. Questo, insomma, la federazione al momento fare le gare, già fare i campionati europei, partecipare alle coppe del mondo, partecipare ai mondiali è un sacrificio economico. Se poi in più adesso ci mettono anche il partecipare alle gare internazionali, diventa più difficile. Sarebbe bello che come fanno all'estero le squadre inglesi della pista, le squadre francesi della pista, le squadre tedesche, si muovono loro ad andare a fare questa attività, però capisco che per una società andare in Germania, in Francia e in Inghilterra a correre settimanalmente diventa difficile. Luciano, tu avevi una domanda? Sì. Innanzitutto ti ringraziamo, Marco, per il tuo intervento. Ti volevo fare una domanda anche perché il settore pista, c'è sempre questo grosso interesse da parte della nostra federazione di rilanciarlo veramente. All'inizio della stagione avevo seguito con gli organi di stampa federali il progetto Talento, il progetto che era addirittura finanziato dal CONI. Con questo progetto si intendeva far promuovere lo sviluppo della pista nei giovani, nelle società. Come sta andando questo progetto? Se sta riscuotendo successo e soprattutto che tipo di futuro avremo in questo settore? Ma sì, si cerca di portarlo avanti, però insomma, quello che dicevo prima, secondo me servono le gare. Bisogna offrire un calendario maggiore soprattutto per le specialità veloci. Al momento si fa fatica, vedo che anche quando vedo delle gare in pista, quando chiedo di aggiungere anche le specialità veloci, qualcuno storce un po' il naso, nel senso che le specialità veloci hanno bisogno di molto tempo, c'era quel G220 di qualificazione, le batterie, tutto questo. Quando sento questo, insomma, mi dispiace perché soprattutto le specialità veloci offrono tanto spettacolo, insomma, la tecnica, la potenza, la tattica, e tutto questo viene anche in pochi secondi. Manca un po' di mentalità, insomma. Io di questo ne soffro anche perché io ho fatto una vita a correre in pista, adesso è da pochi anni che sono passato dalla cosiddetta altra parte, però insomma c'ho ancora un po' il cuore da atleta e mi dispiace che non si riesca a partire o che non si riesca
a valorizzare questo tipo di spettacolo, insomma, che tutto rispetto per le gare su strada ha un suo certo fascino anche questo. E un'altra domanda, Marco, per incentivare le società a organizzare, magari far pagare meno le tasse federali, cercare di promuovere più l'attività, magari eliminare specialmente nelle categorie giovanili una domenica su strada, cercare di tirar fuori progetti che possono incentivare le società a organizzare di più pista. Non pensate che, o perlomeno ci state pensando a queste cose, o altrimenti lasciamo che il mondo pista vada come va? No, beh, si era già arrivati a questa soluzione, si è arrivati 2 anni fa a intraprendere questa strada di togliere una domenica alla strada per le specialità alternative, però come dicevo prima, la grossa tradizione che abbiamo su strada ha fatto partire non poche critiche su questa decisione. Io sono stato molto contento quando è partita questa proposta e è stata anche messa agli atti per un anno, però a quello che vedo è stata tolta e quindi ha vinto ancora l'attività su strada, che come ripeto tanto di rispetto, però da corridore della pista e da uno che ha fatto anche 11 anni di professionismo su strada, certe gare su pista non hanno nulla da togliere dallo spettacolo che si vede su strada. Marco, ascolta, probabilmente siamo anche penalizzati dalle strutture, sappiamo che le piste in Italia ce ne sono ma non godono di ottima salute. Ma questo sì, però io ripeto, ho smesso da pochi anni, fin quando ho smesso il velodromo di Montichiari non c'era, eppure con i velodromi in cemento io ho vinto 2 mondiali e una medaglia alle Olimpiadi, allenandomi su strada, allenandomi nei velodromi in cemento. Sembra che adesso con Montichiari coperto sia diventato solo quello e bisogna andare solo in velodromi coperti e in legno. Per fare certe attività si può farle, anche certe gare si possono fare nel velodromi all'aperto, basta farle. Dopo è logico che se avessimo 3 impianti, uno al nord, uno al centro e uno al sud, saremmo tutti più avvantaggiati e avremmo dei corridori con un po' più di brillantezza per quanto riguarda le frequenze che il cemento non dà, ma che il legno invece dà. Però se andiamo a pensare a un certo tipo di attività, all'Italia adesso basterebbero anche le gare su velodromi in cemento. Grazie a Marco Villa, commissario tecnico della Nazionale Italiana su pista, lo ringraziamo, magari se si trova grazie da queste voi, parti, noi la invitiamo già nei nostri studi. Grazie. Grazie a voi, buona serata e complimenti per la trasmissione. Grazie a Marco Villa. Insomma, Danilo, l'abbiamo sentito un po' abbattuto, il commissario, almeno dal tono. Ha parlato tra le altre cose del velodromo di Montichiari, poi mostreremo anche una foto che ci hai portato che riguarda proprio il velodromo. Montichiari è un velodromo tutto maiuscolo, non solo la V. Sicuramente lui ha ragione nel fatto delle gare, perché anche psicologicamente per i ragazzi allenarsi e non avere il riscontro poi della gara, come si fa su strada, poi il riscontro domenicale che ti dà anche tutte quelle sensazioni, quei parametri su cui lavorare, stai facendo bene, stai facendo male, cosa stai facendo bene o male. Chiaramente per questi ragazzi è molto complicato avere questi parametri e quindi a volte si arriva a capirli
molto allungati, perché tra una gara e un'altra passano magari 2 mesi, quindi anche prepararsi poi gli appuntamenti più importanti non è semplice, a volte ci vuole un alchimista. E quindi cioè, chi fa, sia i miei che chi comunque si trova nelle stesse condizioni di questi atleti nostri che fanno questa disciplina, tanto di cappello, perché l'atleta ha bisogno di stimoli continui e di confrontarsi continuamente. Assolutamente. Oh, a proposito del velodrome di Montichiari, vi faccio vedere questa foto che ci hai portato proprio tu, Danilo, ed è, sono i campionati italiani assoluti a Montichiari, sì, ad ottobre 2013. Possiamo stringere un po', perché questo... Oddio, mi serve l'altra mano. Questo è Matteo, sì, del Rosario. Questo è l'avversario, quello che è arrivato prima. Al photo finish. Questo è per il primo e secondo posto. Primo e secondo posto. Dire che è questione di millimetri è dire poco. Sì. Un secondo posto è arrivato per un millimetro. Un millimetro e due. Un millimetro e due, vedi, andando a... ci ho azzeccato, ci ho, sì, azzeccato. Matteo, questo millimetro è pesato tanto, è troppo, eh? Sì, abbastanza, però vabbè, era il primo anno da juniores, ci poteva stare il piccolo errore, anche perché quando perdi per così poco fa ancora più male di quando l'avversario ti stacca, vabbè, più forte, ti ha staccato, basta. Che poi errore non è un errore, tu magari sei critico con te stesso, però di errore non si tratta, perché parliamo di distanze talmente minime che... Eh sì, però un millimetro, magari mezzo secondo che partivo prima, lo passavo. Ah, capito, capito. Senti, tu nel 2012 sei stato campione italiano. Sì, da allievo. Com'è? Da allievo. Da allievo, su pista, in velocità, vero? Sì. 2012. Senti, ma io una cosa che chiedo magari sempre, magari sarò pedante, e sicuramente lo sono, ma come nasce la passione per la pista? Perché di solito il ragazzo che prende la bicicletta, già è un miracolo che prenda la bicicletta, che oggi scelga la bicicletta. Poi va su una specialità che di solito, insomma, uno sceglie la strada. Sì, già da quando ero piccolo sul G4, nella categoria G4, già giravo in pista, la squadra mi portava a girare sul velodromo di Lanciano. Poi caratterialmente mi piace un po' il rischio, andare in bici normalmente non mi piace, diciamo. Ah, quindi, ok. Non ti piace la fatica della salita? Ti piace a te andare... Meno, cioè, non è che... Sì, sì. Però mi piace di più la pista. Poi secondo me, Danilo, forse mi potrai anche dare ragione, Matteo è uno dei talenti di questa specialità a livello nazionale, perché probabilmente non ha nemmeno il grande fisico del velocista. Invece lui sta andando forte e probabilmente con la maturazione fisica che avverrà nei prossimi anni futuri riuscirà veramente a ottenere il massimo questo ragazzo in questa specialità, perché se gli diamo ulteriormente un po' più di potenza, intelligenza tattica secondo me è tantissima, perché se vinci un campionato italiano, arrivi nella categoria junior al secondo posto con un fisico che non è ancora prettamente maturo, io immagino che i margini di miglioramento su di lui ce ne sono veramente tanti. Sì, sicuramente. Matteo è un atleta molto esplosivo e deve ancora crescere fisicamente. Un po' rispetto ad altri, magari ancora non fa questo scatto, però per me è meglio così, perché abbiamo tutto il tempo di crescerlo. Sicuramente fra qualche anno, come è successo a Giacomo, che ha maturato oramai, più consapevole anche delle proprie possibilità, può approcciare la gara in maniera diversa. Certamente a tutti, ma a lui in particolare, servirebbe quello che diceva il commissario tecnico, andare a gareggiare anche fuori, perché in Italia 3 gare, quindi 4 in una stagione, per potersi confrontare, permetterebbe lui di crescere tatticamente in maniera migliore, questo sì. Invece Giacomo, parliamo con te, che diceva prima Danilo, sei arrivato più a maturazione rispetto a tuo fratello. Sì, beh, sono il secondo anno under, quindi
è un po' più di tempo che ormai gareggio su pista. Ho avuto anche la fortuna di fare due europei e un mondiale, quindi già è tanto. Senti, ma il fatto che, per esempio, è vero quello che si diceva prima, il fatto di avere una gara e poi l'altra a distanza veramente siderale vi toglie un po' sì, beh, il ritmo gara? Io ho sempre voglia di correre, quindi è chiaro. Avere gare a distanza di mesi è piuttosto stressante. Però un conto è allenarsi, magari uno lo fa da solo con i compagni di squadra. Un conto è quando in gara è tutto un altro ritmo, si dà, cioè, sempre il massimo. Si dovrebbe fare anche in allenamento, però non è mai. Non è mai così, non, mai non lo dire ad alta voce perché non è mai la stessa cosa. Cioè, Giacomo, quindi fate anche attività su strada, però. Io fino a juniores ho corso anche su strada. Le gare in pianura le andavo facendo per tutta Italia. Poi al passaggio da under solo pista. Solo pista. Insomma, che margini di crescita ha invece Giacomo, che abbiamo detto ha fatto un percorso già. Beh, Giacomo, campione italiano velocità squadra, terzo, medaglia di bronzo nella velocità individuale, quarto al Kering, sbaglio, no? Sesto al chilometro. Quinto al Kering. Sesto al chilometro. Stiamo riscoprendolo un po' anche in queste altre discipline dove lui sta lavorando, iniziando a lavorare, sì, perché non sembrava che il suo, insomma, fisico potesse essere anche predisposto per queste discipline. Sui campionati italiani, Venanzio De Panfilis, che segue un po', e voglio ringraziare questi ragazzi, ha detto vabbè, proviamola lì, no? Non abbiamo nulla da perdere, e invece ci ha fatto una bella prestazione, quindi ci proviamo, stiamo lavorando. È chiaro che, come dicevo, lui è più consapevole delle sue possibilità. Io credo che anche quest'anno possa dire la sua, riconfermarsi. Nell'ultima gara fatta a Fiorenzuola, nonostante la nostra sfortuna di allenarci all'aperto, che ha piovuto sempre, sì, si è allenato poco, ha fatto delle bellissime prestazioni, dei buoni tempi, quindi io conto che di vederlo sul podio anche quest'anno. Facciamo adesso intervenire anche il pluridecorato, ma dal punto di vista accademico, Cristian Berardi. Insomma, prima tu ci hai sciorinato tutte le come, però ci ha anche detto Danilo, ci ha anche detto è apprezzabile, è una persona che si rimette in gioco così. Come mai? Beh, la pista, una volta che si prova, un atleta la porta dentro per sempre, credo. Il vero ciclismo, secondo me, è quello su pista. Poi la strada è un accessorio, una cosa in più. È un'attività che si presta anche, possiamo dire, anche se poi è vero relativamente, ad una concezione anche un po' più scientifica, da sicuramente studiare più, sì, scientificamente. Dal punto di vista scientifico, molti studi purtroppo per noi sono esteri, gli australiani, gli inglesi ricercano molto proprio sul ciclismo su pista e poi riportano quegli studi sulla strada. È un po' quello che succede tra la Formula 1, diciamo così, e poi le case che riportano i loro studi a livello scientifico poi sull'utilità sulle auto di tutti i giorni. E per questo dicevo che il vero ciclismo è su pista, perché poi lì c'è molto da studiare sia dal punto di vista tecnico sulla bici, sia dal punto di vista fisico per il lavoro in palestra a secco l'inverno, diciamo da tecnico, ecco, da atleta datato, ma soprattutto da tecnico, diciamo il bello della pista è proprio questo. Per allenare soprattutto i velocisti c'è bisogno di molto studio, di molta ricerca scientifica, e questo è anche il bello della pista, dove non si può lasciare spazio all'improvvisazione, ma è tutto scientificamente, è tutto su numeri, su rapporti e su potenza e forza. Questo è il bello. Complimenti. Danilo, ce la fai in 20 secondi, perché sono a rischio omicidio da parte della regia, come ogni giovedì mi capita, a dirci i prossimi appuntamenti dove magari vedremo Giacomo, Matteo, ma anche altri della vostra squadra. Velocissimamente, i prossimi appuntamenti, siamo in attesa di conoscere quali saranno le altre gare. Chiaramente ci sarà Sei Giorni Rosa organizzato da
lì a Fiorenzuola, nel velodromo Pavesi, no? Sì. Fiorenzuola, noi parteciperemo chiaramente, speriamo di fare bella figura, di aver recuperato un po' della condizione che deve esserci per questa gara. Il tempo anche oggi durante l'allenamento l'abbiamo dovuto sospendere per la pioggia a Vezzano, anche se qui non ha piovuto, a Pescara però è così, e quindi niente, questo sarà il primo prossimo obiettivo. Permettimi solo di concludere ringraziandovi di essere stati qui ospiti, pubblicizzare questa nostra attività in cui crediamo molto. Faccio i complimenti al sindaco e all'assessore che hanno un calendario per questo evento a Ripa strepitoso, spero di poter essere presente anch'io. Voglio fare in bocca al lupo a Donati per questa nuova avventura. Anche a Gabriele Marchesani, perché se lo merita, perché sta mettendo tutto il cuore in questa avventura nuova che è il ciclismo professionisti. E due parole a un vostro sponsor che è vicino al ciclismo a 360 sì, gradi, che è la Clindex. La Clindex, il signor Ercole e i figli ci sono veramente molto vicini, sono veramente appassionati. Noi non possiamo che non ringraziarli quotidianamente in qualunque attività noi facciamo, perché Clindex e Rom Caffè veramente ci seguono, ci supportano nelle attività sia giovanile, perché chiaramente oltre la pista abbiamo un bel gruppo di ragazzini da 7 a 12 anni e quindi che domenicalmente ci vedono impegnati nelle corse abruzzesi. Chiaramente per noi il vivaio è molto importante, perché senza vivaio non ci sarebbero loro, non ci sarebbe lui, non c'è il ciclismo. Dario Cataldo. Non ci sarebbe stato Dario Cataldo. Assolutamente. Quindi. Siamo davvero in chiusura. Ritardo monstro questa sera. In regia qualcuno mi capirà, però c'è un messaggio per Alessandro Donati di Mercato. Fatemelo leggere per cortesia, se è possibile. Magari diamo prima i prossimi appuntamenti, se non è ancora pronto. Eccolo qua. Alessandro, prenderete qualche juniores secondo anno? Ci sono due talenti abruzzesi molto interessanti. Non posso fare nomi, ma occhio alle squadre. Gulp Bevi l'acqua, detto da un ex DS di terzo livello. Quindi hai anche consulenti esterni che ti inviano SMS. Staremo a vedere se li prenderà Alessandro Donati. Intanto prossimi appuntamenti. La prima fondo BCC San Salvo di 89 e 138 km, gran fondo medio fondo, ovviamente questo fine settimana. Sabato invece all'Aquila c'è la prima gara notturna a coppie di mountain bike, e invece c'è una tre giorni a Francavilla, si chiama Bike Life Active, per nelle piazze Sirena e Pontile, sempre di Francavilla, weekend per insomma pubblicizzare la mobilità sostenibile e delle vacanze in movimento, assolutamente dunque da non perdere. È tutto per questa sera, io ringrazio gli ospiti partendo da Luciano Rabottini. Ciao Luciano, buonasera a tutti, ci vediamo giovedì prossimo, e poi saluto e ringrazio Danilo D'Urbano, un applauso. Grazie a voi, grazie ad Alessandro Donati. Ciao Alessandro. Buonasera, grazie. Sindaco di Ripatiatina Ignazio Rucci, buonasera sindaco. Messaggio. Possiamo lanciare un ultimo messaggio su Ripatiatina? Di no? Tre secondi. Allora, noi vi aspettiamo anche l'anno prossimo per questa accoppiata bicicletta box, quindi facciamo crescere ancora di più a Ripa la bici, grazie. Perfetto, grazie sindaco, grazie a Gianluca Palladiretti, grazie a voi, grazie. Di Ripatiatina. Grazie a Giacomo e Matteo Del Rosario, ciao ragazzi, e a Cristian Berardi. È tutto per questa sera, noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre in diretta, sempre alle 21, sempre su TV6 per la puntata numero 18. Buonanotte.